Eccole qui, sono tutte le 14 coppe vinte dalla Trentino Volley, vinte da Radostin Stoichev in questi anni. Rado, tantissimi successi. Prima di partire al bilancio nel parlare di questa stagione, ti chiedo quale senti più tua o comunque quale ti ha dato più soddisfazione. In ogni caso, tutti i 14 successi sono frutto del lavoro della società di Trentino Volley. Per me è un onore e felicità di far parte di questo gruppo e di questo progetto. Ovviamente l'ultimo scudetto insieme alla Champions vinta a Bolzano davanti al nostro pubblico sono i due successi nostri più voluti, più cercati e per me più belli. Negli anni abbiamo vinto tante cose, soddisfatto no, è poco da dire, contento dei risultati, molto di più del previsto. Ovviamente alla fine stagione, come sempre, facciamo un bilancio e per la stagione questa posso dire che l'unica cosa che ci è rimasto un po' amarico era la Champions, dove nonostante il fatto che abbiamo giocato bene, abbiamo perso il Golden Set contro la Dinamo Mosca e non siamo riusciti a qualificarsi per il Final Four. Per tutto il resto posso dire che la squadra e il gruppo ha lavorato sodo, molto uniti e alla fine, nonostante tutte le difficoltà, la mancanza di Raffaele e alcuni giocatori infortunati nella serie molto lunga contro la squadra forte, siamo riusciti a vincere lo scudetto e sono doppiamente contento. Ci racconti le tue sensazioni sia della vigilia sia proprio durante la partita di gara 5, perché è stata una settimana lunga di preparazione a gara 5 contro Piacenza e anche non semplice visto l'infortunio e l'assenza di Rafael. Innanzitutto l'infortunio di Rafael è la seconda volta che succede. Abbiamo vinto una Champions nella stessa maniera, solo che lì ha giocato Lucas Sigadlo. Adesso avevamo Jack, un ragazzo che ci ha dato tanto quest'anno, partendo da sotto zero dopo la malattia grave che ha superato. La cosa che ci ha portato lui nella nostra squadra è il suo spirito positivo. Una cosa che serve molto, soprattutto nei momenti dei finali, come questa che ci aspettava di giocare. Per una settimana dovevamo preparare completamente un gioco nuovo, mancava tempo, però c'era l'entusiasmo. Ho visto che i giocatori lavoravano e cercavano di aiutare a Jack, che era la cosa più positiva, e nonostante che non eravamo perfetti, si vedeva la voglia di lottare e di vincere questa partita. Parlando nello spogliatoio con i giocatori, sono uscito in campo, non direi tranquillo, felice, perché sapevo che anche se perdiamo, che era assolutamente probabile, la squadra era pronta a lottare fino all'ultimo punto. Una cosa che praticamente è successa e con un po' di fortuna, alla fine del quinto set siamo riusciti a vincere il nostro terzo scudetto. Di solito in chiusura di ogni stagione tu ci regali qualche parola sul futuro, sulla prossima stagione. In questo caso cosa ti senti di dire o promettere ai tifosi? Quest'anno è un po' diverso rispetto a tutti gli altri anni. Adesso spero, in termini brevi, di poter parlare con il presidente per chiarire il progetto da qui in poi. Abbiamo giocatori molto forti, ovviamente, quasi tutti sotto contratto. Dipenderà dalla linea che prende la società e il nostro presidente i prossimi 2 o 3 anni, però una batteria di giocatori siamo abbastanza coperti, ovviamente sempre cerchiamo di fare qualche cambio, però sarà una valutazione fatta nei prossimi 2 settimane.